Allora, siamo giunti con un po' di ritardo, a dire la verità, all'appuntamento con il Sinagi provinciale di Torino, anzi con gli edicolanti della provincia di Torino. Dopo aver fatto un giro anche alla periferia del capoluogo piemontese, oggi torniamo a Torino, anzi torniamo in una zona abbastanza popolare di Torino, uno dei quei grandi viali che circondano il quartiere di Mirafiori. Almeno così mi ricordo che è posizionata l'edicola di Federico, che salutiamo. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti, un saluto da Torino. Sì, ti Ecco, ricordi mi benissimo, è proprio via ricordo. dell'Ora d'Arborea, Santa Rita, sì. Allora, Federico, mi ricordo pure che insomma, sei un giovane edicolante, non da pochissimo in realtà nel settore, e però stavi faticando parecchio per cercare di tenere in piedi la tua attività. Qual è il bilancio dopo qualche mese che non ci sentiamo? Allora, la bilancia è abbastanza positiva, adesso ormai a febbraio è un anno che sono qua dentro, appunto, e comunque no, diciamo che di solito abbiamo capito che non si vive di solo giornali, quindi abbiamo comunque aumentato sia la cartoleria che caramelle, cioccolatini, come dicevo appunto l'altra volta, anche DVD, tutte queste cose qui appunto per arrivare a un bilancio positivo. Purtroppo una volta l'edicola poteva vivere di solo giornali, invece adesso, come dicevo appunto nell'intervista ad ottobre, è solo più un centro servizi, quindi dai solo il servizio agli altri proprio per farli contenti, quindi pagamento delle bollette, anche adesso aggiunto pagamento del bollo dell'auto, degli F24, proprio appunto che non sono guadagni molto alti per noi edicolanti, però comunque attirano la clientela che poi fa anche altre compere. Ecco. Federico, io volevo fermarmi con te proprio su questo punto, e cioè sul attirare la clientela. Cioè, nei quartieri soprattutto, a un certo punto la voce si sparge, no? E quindi queste nuove attività presso l'edicola aiutano a identificarla. E cioè si passa da una zona negativa, ovvero l'edicola che vende giornali e periodici. È un luogo da evitare perché ormai la carta stampata non va più tanto. E invece un'edicola che fa qualche servizio in più, magari ci passo, è da lì che scatta un po' il gancio, no? Vado a pagare la bolletta perché me la trovo esattamente sulla strada, quindi non devo andare in un luogo particolare. E però magari, visto che sono lì, vengo attirato, la mia attenzione viene attirata da un periodico o da un giornale. Ti sembra un'immagine che possiamo dare di questo nuovo corso delle edicole? Sì, è un'immagine che si può dare, appunto, anzi te la confermo proprio perché stamattina è venuta la mia cliente alle 6:30, pagami questa bolletta perché non ho voglia di andare a farla con la posta. Quindi questo è Esatto. servito abbastanza, poi comunque giustamente compro anche magari il pacchetto per il bambino, oppure il bambino che arriva con la madre voglio il pacchetto delle patatine, e quindi comunque quello sì, è già una cosa in più comunque, quindi appunto Certo. sì, Ecco, già quindi sono. quando si parla, questo volevo dire Federico, aiutami a dirlo, quando si parla di edicole promiscue o comunque di edicole no, con altre cose, tu l'hai detto, le pastiglie, i cioccolatini, bisogna sempre fare un po' di attenzione, cioè non è detto, anzi quasi per niente, che l'introduzione di nuovi generi merceologici poi va a discapito della carta stampata, no, è un modo per tenere su anche la carta stampata. Io l'ho detto questo anche a proposito dei libri, e cioè vendere i libri, sì, sicuramente occupa dello spazio, sicuramente i libri vanno tenuti con una certa cura, e però piano piano riattirano un po' di clientela che si era allontanata, e magari è una clientela che per contiguità, e cioè chi legge il libro rilegge anche il giornale, riprende magari una rivista specializzata, allora ecco che può essere trasferita al vecchio genere merceologico, cioè quello della carta stampata. Bene, allora mi fa piacere di aver affrontato questo argomento con te. Io volevo un po' cambiare, ca fare anche come facciamo con tutti gli edicolanti, un piccolo test sull'articolo 8, capire come ti stai destreggiando con questi prodotti non conformi, quindi in base alle nuove regole della legge di riforma.
e capire anche il distributore come si comporta. Vai. Allora, diciamo che vabbè, comunque io con questi prodotti che non sono conformi cerco comunque sempre di mandarli indietro. Comunque anche magari pubblicazioni che mi arrivano in grande quantità, che io so solo comunque che ne vendo una o massimo due, mi tengo quelle due copie e il resto lo mando indietro, anche perché comunque le bollette purtroppo dei distributori sono già molto alte comunque durante la settimana. E Sì. quindi è inutile secondo me fare ammucchio di roba che comunque purtroppo so che non riesco a vendere, ecco, diciamo così. Sembra che in questo periodo ci sia uno tsunami di giochini e di ovetti vari davvero difficile a cui far fronte. Sì, è vero, sì, i giochini arrivano parecchi, anche piccole ovette di Pasqua, sì, cominciano ad arrivare parecchie cose. Diciamo che mi ricordo quando ero, vabbè, giovane, io ho 31 anni, diciamo, quando ero più piccolo io, da mia edicola, sì, c'era la figurina, c'erano le buste dei paciocchini, però comunque non c'era tutto questo benedio che c'è adesso entrato in un'edicola, ecco, diciamo così. Però appunto per chi ha i chioschi è una lotta tremenda, insomma, per lo spazio, eh. Sì, purtroppo sì, per i colleghi che hanno i chioschi, sì. Infatti comunque io non li invidio proprio comunque per lo spazio. Io appunto, ripeto, confermo con un negozio, però già io qua ho poco spazio, vedo anche appunto dei colleghi che hanno i chioschi che sono appunto sommersi da queste cose qui. E poi comunque nei chioschi c'è molto più rischio di furto, anche perché appendendo le cose comunque mettendo le mostra fuori, rischi comunque anche di perdere purtroppo quello che appunto che può essere il nostro guadagno, diciamo, ecco così, quindi. Senti, prima parlavi di servizi, non so, perché credo che sia in previsione a Torino un'assemblea su QR Poste. Sì, è in previsione per martedì prossimo, appunto, e Ah. secondo me è una buona cosa inserire la posta in edicola e quindi di poter comunque spedire una raccomandata. A me era già stato chiesto comunque da alcuni clienti in passato, prima che venisse comunque approvato il progetto QR Post, venisse proposto a noi edicolanti, per entrare sul mio cliente dovrei fare una raccomandata. Faccio purtroppo di andare per forza alla posta. Quindi già comunque è un servizio secondo me in più che uno può dare, che può aumentare la clientela, come dicevo comunque prima anche col pagamento delle bollette, come col pastigliaggio, tutte queste cose qui. Quindi Diciamo sì. mi sembra che tu sarai della brigata, insomma, sarai della rete di Sì, Posti. diciamo di sì, diciamo che sono favorevole, a parte che comunque io comunque sono, faccio parte del Sinagi, proprio come rappresentante del direttivo, e mando un abbraccio a Manuela, che è la nostra responsabile, Sì. e quindi giustamente, essendoci di mezzo, mi sembra anche brutto dir di no, hai un negozio, aumenta un pochino, fai pubblicità, ecco, Beh, diciamo così. diciamo che nel negozio ci sta parecchio un servizio postale. Diciamo è più Sì, vicino diciamo di sì. alla tipologia della cartoleria dell'ufficio postale. Insomma, in un negozio ci sta e fai bene. Insomma. Tra l'altro, appunto, non so se hai ascoltato il nostro podcast fatto con Amilcare Digiuni. Non c'è nessun onere praticamente, solo uno Sì. smartphone. Ma insomma, penso che ormai lo smartphone sia una Ormai cosa. lo smart, sì, ai tempi. Beh, io c'ho anche un cellulare antiquato che uso come cellulare di riserva, no? Però comunque sì, lo smartphone ormai è all'ordine del giorno, anzi, la maggior parte comunque smartphone, iPhone, sì. E comunque questa qua è una cosa positiva perché questo servizio qua, appunto, come dicevi tu poco fa, non ha costi aggiuntivi, mentre comunque purtroppo altri servizi che metti tu, tipo pagamento delle bollette, cose del genere, hai già dei piccoli canoni, delle fiduzioni da fare, quindi. Però comunque tutto fa brodo alla fine, diciamo, ecco, quindi è Certo. così. Senti Federico, poi ti lascio al tuo lavoro, però un'altra domanda te la voglio fare. Allora, giovane edicolante con una buona preparazione, comunque solidi studi alle spalle, cosa diresti a un tuo coetaneo, ecco, non per convincerlo, per carità, ma magari ha già cominciato e va incoraggiato in questo settore. Come lo consiglieresti, ecco? Di farsi forza, soprattutto comunque di stare appunto attento alle rese, a quello che mandi indietro e comunque di non spaventarsi mai, di comunque di cercare sempre di andare avanti, perché comunque è vero che magari all'inizio uno può pensare ho fatto la scelta sbagliata e tutto, però questo lavoro può portare anche veramente parecchie soddisfazioni. Poi come dicevo nell'intervista che abbiamo fatto a ottobre, di dire anche rimaniamo uniti. Perché la voce e comunque l'unione fa la forza. Quindi distinguo non viene mai ascoltato.
cerchiamo di rimanere uniti appunto e di far fronte a tutto quello che i problemi che ci saranno, che verranno ancora incontro comunque con la nuova firma del contratto appunto su editoria, che i sindacati e i distributori si sono incontrati appunto a livello nazionale per questo nuovo contratto. Quindi comunque secondo me appunto facciamo fronte, e io direi sempre, io sono disponibile comunque sia come sindacalista che come collega ad esserti vicino, quindi non arrendersi mai, ecco, questa è la cosa fondamentale secondo me. Senti, tu hai fatto esperienza già di sindacato, hai frequentato il direttivo del Sinagi di Torino, sei una leva della nuova generazione, quali sono, se le hai notate, per carità, alcune differenze tra la vecchia generazione di edicolanti e questa nuova che si sta avvicinando? Allora, diciamo che qualche differenza c'è comunque, sì. Anche perché una volta, secondo me, comunque gli edicolanti erano tutti abbastanza più uniti, poi si lavorava anche molto di più. Adesso comunque, invece, tra virgolette, l'edicola apre vicino a me, l'edicola a 500 metri come per legge, molto probabilmente non c'è più forse quell'aiuto, quella voglia di aiutarsi, di complicità, secondo me, ecco. Sì. Una volta c'era molto più lavoro per tutti, invece adesso purtroppo no. Io comunque voglio lanciare appunto questo appello come di mettersi anche comunque in contatto, di aiutarsi. Che è vero che magari io se porto l'edicolante una rivista che lui non ha, ci guadagno solo il 10%, però comunque aiuto anche un'altra persona che fa contento un cliente, e questo mio collega non perde questo cliente, ecco, diciamo così. Certo. Federico, grazie di questo tuo intervento, magari ci risentiamo prima dei 5 mesi, 6 mesi come è stato in questo caso, perché insomma ti sento molto attento e molto partecipe, questo naturalmente mi fa piacere. A risentirci e buon lavoro. Grazie anche a te, buon lavoro. Ciao caro, ciao. Ciao.